Vai, sì. Non lo so, spiegatelo voi. No, non lo so, è andata bene perché mi sono trovato lì al momento giusto, al posto giusto, e per una volta sono riuscito a segnare, quindi sono contento. E la esultanza com'è? L'abbiamo vista un po' così così. Ah, ho fatto un po' di tutto, sinceramente. No, il risultato è quella che abbiamo preparato. Ah, l'avevate preparato? Sì, sì, con la società. Senti, diciamo che è andata bene una partita che è stata molto complicata contro una squadra che vi ha fatto soffrire, correva, non dava spazi. Sì, era un'ottima squadra secondo me, che è venuta qua per giocare e rifarsi dall'ultima partita. E siamo andati sotto, poi anche sotto di un uomo, quindi non era facile recuperarla, siamo stati bravi a recuperarla e poi addirittura a vincere, quindi bravi tutti e siamo contenti. Adesso riposiamo e pensiamo a mercoledì alla Coppa Italia. E qua adesso però hai preso il vizio di segnare, no, ho già fatti troppi. Due gol. Vabbè, però era amichevole. Sarebbe arrivato bene. No, magari speriamo, spero di continuare così, di aiutare la squadra. E sono contento, davvero contento, perché è anche il primo gol che faccio in casa, quindi sono contento e spero di rifarne un altro. Marilena. Il finale spiegato da voi, però ecco, c'è qualcosa che è scattato, davvero una corrente sentita, proprio in un momento di massima difficoltà. Razionalmente è difficile raccontarlo, però... Ma sì, beh, eravamo sotto e secondo me non meritavamo di perdere per le occasioni che abbiamo creato, anche se oggi sinceramente non abbiamo fatto bene come magari le altre partite, però la sconfitta secondo me non ci stava, siamo stati bravi a provarci e siamo riusciti a pareggiarla. Poi essendo sotto di un uomo e andare a vincere, penso che sia significato che siamo un ottimo gruppo, una grande squadra che ci crede fino in fondo e oggi si è visto. Grazie. Sì, ecco, il fatto di non accontentarsi dopo sul 1-1 che avete visto magari su una Vercelli colpita, insomma, da questo gol inaspettato, perché loro appunto con l'uomo in più probabilmente pensavano di averla portata a casa. Quindi... Sì, penso di sì, perché essere in vantaggio con un uomo in più, siamo riusciti a recuperarla alla fine, quindi penso che poteva stare anche un pareggio, siamo stati bravi noi a non mollare come penso facciamo tutte le partite e oggi si è visto ancora di più, è andata bene, ci abbiamo creduto e siamo riusciti a portarla a casa. Hai vinto comunque tante partite importanti in carriera, ma un finale così pazzo ce l'ho già stato per la prima volta. No, un finale così penso di no, poi con un gol mio no. Quindi sicuramente è il finale che ce l'ho già stato. Mattia.